In questo tutorial ti mostrerò come installare Aruba Key sul tuo computer Windows. Per iniziare, inserisci la smart card in formato SIM in Aruba Key, rimuovendo lo sportellino di protezione sul lato posteriore del dispositivo e fallo scorrere verso l'esterno. Una volta aperto il vano del lettore smart card, inserisci la SIM di firma digitale con il chip volto verso il basso. Chiudi lo sportellino di protezione. Collega Aruba Key a una presa USB del PC. Una volta collegato al PC, attendi il messaggio di installazione automatica dei driver. Il dispositivo è pronto all'uso solo quando appare il messaggio di conferma in basso a destra. Aruba Key è vista dal PC come una periferica HID, Human Interface Device. Pertanto, i driver per il corretto riconoscimento sono presenti all'interno del dispositivo stesso. Se nella postazione è attiva la funzione di esecuzione automatica Autorun, al momento del collegamento di Aruba Key, la barra degli strumenti si avvia automaticamente. Se non visualizzi la barra degli strumenti, significa che la funzione di esecuzione automatica è disattivata. Dunque, avvia la barra degli strumenti. Per farlo, accedi all'interno della cartella Aruba Key, che in questo esempio si è aperta in automatico al momento del collegamento di Aruba Key alla presa USB del computer. Nel caso in cui non visualizzassi automaticamente la cartella, ti consiglio di accedere dalle risorse del computer. Ti basterà eseguire una ricerca dal tuo computer. Per farlo, clicca su Questo PC. La procedura di accesso che ti ho appena mostrato può variare a seconda del sistema operativo in uso. In questo tutorial sto utilizzando la versione Windows 10 Pro. Fai doppio clic sulla periferica Aruba Key, facilmente identificabile dal logo. Al suo interno individua il file autorun.exe. Doppio clic per avviarlo. La barra Aruba Key è pronta all'uso.